Qualche tempo fa avevo realizzato un video, un po' improvvisandolo, con il mio cellulare, passeggiavo tra i miei boschi e mi sono messa a filmare, ho fatto una live, ha avuto un grandissimo successo, quindi mi sono detta, perché non realizzare un video dove vi mostro un po' le fioriture del momento, che aspetto hanno i boschi adesso ed eccomi qui. Volevo mostrarvi per iniziare l'ontano. Osserveremo la fioritura proprio dell'ontano. Guardate la potenza rigenerativa di questa pianta. Adesso vi faccio vedere questa pianta completamente spezzata. Guardate questo ramo molto bene fino alla fine e vi mostrerò che all'apice di questo ramo è possibile trovare dei fiori. In questo caso abbiamo degli amenti gialli, queste infiorescenze a grappolo. Poi appena sopra gli amenti maschili troviamo quelli femminili, di un colore più rosso acceso, come potete vedere. Ecco, vediamo sia i fiori maschili e femminili vicini, anche se non sono piante che si autoimpollinano, ma i semi che poi vengono prodotti da questo frutto tipico proprio del lontano, che è questa sorta di pigna, ci ricorda un po' la pigna delle conifere. Queste piccole pigne formano delle spirali all'interno di un impianto centrale. Si mantengono, come potete vedere, sull'albero fino al giungere della nuova stagione, della nuova primavera. All'interno di queste pigne che vanno in maturazione durante il periodo estivo, troviamo i semi. Furbescamente, l'ontano ha pensato bensì di fare dei semi galleggianti in modo da poterli far viaggiare anche sull'acqua, essendo un albero altamente legato alle acque. Ho a malapena sfiorato questi fiori e guardate le mie dita, completamente piene di polline. Mi trovo su un ponte in prossimità di una lanca formata dal fiume Ticino. L'ontano in particolare è un albero che cresce vicino alle rive. Il suo nome, Alnus glutinosa, arriva dal celtico. Infatti, Alnus significherebbe proprio vicino alle rive. Nel mondo celtico, tra l'altro, l'ontano è un albero importantissimo, è legato alla forza. Infatti, i celtici costruivano gli scudi con il legno di ontano. È il più resistente all'acqua. Pali di ontano, infatti, sembra che fissassero le fondamenta sia di Venezia che di Ravenna. E più il legno di ontano rimane nell'acqua, più rimane resistente. Oltre ad essere resistente all'acqua, è resistente anche al fuoco. Nell'alfabeto celtico degli alberi, l'ontano è chiamato e rappresenta l'albero della difesa e della protezione. E si vede anche un po' la sua struttura. La sua struttura è molto dritta, assomiglia un po' a quella delle conifere. I suoi rami, tra l'altro, sono disposti abbastanza in modo parallelo rispetto al terreno. E come il nocciolo, come abbiamo visto, parliamo di alberi monoici, vale a dire che hanno sulla stessa pianta fiori femminili e fiori maschili. La presenza dell'ontano all'interno del paesaggio della pianura padana, quindi ricco di acqua e di fiumi, è molto importante, in quanto come le leguminose è una pianta azotofissatrice. È capace di togliere l'azoto nell'aria e di portarlo nel terreno, nutrendo quindi il terreno, arricchendolo. Viene anche piantato in zone molto umide, molto piene d'acqua, in quanto stabilizza i terreni. La sua maturazione come albero è piuttosto tarda, infatti avviene intorno ai 30 anni, proprio intorno ai 30 anni che inizia a sviluppare i primi frutti, in particolare dai fiori femminili. Alnus, come abbiamo detto, fa riferimento alle rive dei fiumi. Glutinose in quanto appena nate le foglie dell'ontano sono ricoperte da una sostanza piuttosto vischiosa che le protegge dalle prime piogge. Un'altra caratteristica che fa dell'ontano uno degli alberi più forti e resistenti è quella di mantenere le sue foglie verdi sui propri rami fino alla fine dell'autunno. Quasi a inizio inverno possiamo trovare ancora delle foglie verdi. E oltre a questo, come avete visto, abbiamo trovato ancora i vecchi frutti dell'inverno. Sempre nel mondo celtico troviamo associato all'ontano l'eroe semidivino Bran, chiamato anche Ontano. L'Ontano, tra l'altro, è citato nella battaglia gallese degli alberi, Cad Gadot,
come uno dei primi alberi che si butta a lottare contro tutti, e quindi è proprio associato ai guerrieri, alla forza, ma allo stesso tempo alla difesa, alla capacità di farsi spazio nel mondo. Lontano è sicuramente un albero molto affascinante, infatti sotto di esso spesso si sono registrati fenomeni abbastanza particolari, i famosi fuochi fatui, che non sono altro che la combustione di sostanze organiche che formano particolari effetti di fiammelle. Questo ha fatto sì che lontano nel tempo avesse una nomea particolarmente affascinante, misteriosa. Non a caso le streghe costruivano con i rami di lontano i manici delle loro scope. Inoltre lontano era un albero utilizzato per tantissimi scopi. La corteccia che contiene tannini veniva utilizzata per tingere le pelli e la lana. Inoltre, tradizionalmente, i rametti tagliati di lontano attirano in particolare i parassiti degli animali e di alcune piante. Per questa ragione venivano posti dei rami spesso nei pollai e si bruciavano la mattina dopo, proprio per attirare i parassiti e quindi per purificare le zone dove vivevano gli animali. Inoltre, se per caso doveste tagliarvi d'estate, prendete delle foglie di lontano e passatele sulla vostra ferita. Hanno infatti proprietà cicatrizzanti e detergenti. Annus glutinosa, in quanto inoltre lontano era un albero utilizzato nelle zone dove vivevano gli abitanti e per purificare.